Viene a un certo punto da parte dei musicisti come una necessità, quella di portare avanti il proprio discorso musicale. E questo è il momento che Edoardo Mirante forma il suo ensemble e propone la sua musica. Quando hai capito che era il momento che fosse venuto l'occasione per creare il tuo ensemble? Allora, praticamente c'è proprio un bisogno di esprimere, ma non solo una questione personale della musica, diciamo in generale, nel dire, ecco, no? Io inizio ad esprimermi per volontà. È una forma proprio di vocazione, cioè è una chiamata verso la musica, verso l'arte, verso il comunicare. Io proprio questo faccio, cerco di valorizzare la musica dei popoli antichi, la musica dei popoli poveri, come la musica zigana e non solo, cerco di trasmettere fondamentalmente l'umiltà, l'umiltà nel concetto di musicista come servo della musica. Questo è un bel gesto, anche e soprattutto perché tu vieni da una patria, cioè da una città come Aversa, che è patria di grandissimi musicisti. Questo ti dà un po' di responsabilità, la senti questa responsabilità? Sì, c'è da dire che comunque io ho iniziato molto tardi a suonare il violino, proprio come ho avuto, ecco, come ho già usato prima il termine, ho avuto una vera e propria vocazione e adesso sento il bisogno nel mio piccolo di dimostrare quanto è bella la musica e quanto è bello l'arte in generale. Io, avendo fatto anche il liceo artistico, ho sviluppato anche tecniche di disegno e quindi ecco proprio il dare valore a una città che sembra dimenticarsi di tutto ciò che è espressione dell'anima, del pensiero. Il tuo repertorio, come hai scelto questo repertorio che vedo che anche è abbastanza variegato e complesso? Sì, perché ho cercato comunque di. Cioè il mio compito, secondo me, o il mio bisogno, è di non dare una vera e propria identità a un genere musicale. Io cerco di creare un senso di unione fra tutti i generi musicali e alla fine poi le note sono quelle, troviamo la scala e quindi attraverso questa scala si sono create varie espressioni, ma fondamentalmente io penso che la musica è unica e va conosciuta sotto tutti gli aspetti, quindi non chiudersi in una dimensione che di solito un artista crede propria, alla fine è una dimensione che non appartiene a noi, ma appartiene alla musa ispiratrice, la musa dell'arte, della musica. Tu fra l'altro noi qui ci troviamo all'Auditorium Bianca da Ponte, tu sei uno dei componenti dell'orchestra Bianca da Ponte, un'esperienza anche molto interessante che ti ha dato molto. Sì, ogni anno ho il piacere, ecco, di accompagnare le finaliste del premio e sto facendo tante esperienze, sto conoscendo tanti artisti e quindi per me è una vera e propria formazione, è come andare a casa di un'amica, in questo caso Bianca, e conoscere tutti i suoi amici, tutte le persone che la stimavano, la stimano e la vogliono bene. Ci sono una serie di musicisti, vogliamo nominare i musicisti che compongono il tuo ensemble. Allora, Luigi Marzano è il pianista, poi c'è Pasquale Termine al violoncello, Luciano Ferrante alla chitarra e Luigi Pelosi, sempre un musicista versano, al contrabbasso. Quindi una bella formazione anche fatta di musicisti che si Sì, conoscono bene a prescindere dall'aspetto musicale e creano un interplay che va al di là del solo aspetto musicale. infatti la musica alla fine è, secondo me, espressione proprio di respiro dell'arte tra varie persone. Quindi alla fine non è che tra musicisti, di solito si incontrano musicisti e si chiudono nel loro mondo. Invece io cerco di vivere la mia vita portando la musica e portando l'amicizia specialmente fra i componenti e fra altri musicisti. Bocca al lupo per il tuo progetto. Grazie, arrivederci.